Siamo qui con uno degli attori più importanti del nostro cinema italiano e anche del teatro. Tu lo sai che entri con il tuo volto, la tua simpatia, sempre a casa nostra quando vediamo un film. Ne abbiamo visti tantissimi tuoi. E cosa significa essere, far parte del popolo? Beh, insomma, non vorrei ora essere retorico, però lo trovo come un privilegio, ma soprattutto per il carattere che ho, un carattere intanto che sono un figlio del popolo, insomma, sono nato in un paese, cresciuto lì, quindi diciamo vengo dal basso e lì mi trovo a mio agio, mi piace il contatto con la gente, quindi questa familiarità, diciamo, che si è stabilita tra me e le persone, mi gratifica e mi fa sentire bene. Questo spettacolo è uno spettacolo particolare, nel senso che non è il solito spettacolo che si viene a vedere a teatro. Beh, diciamo che credo che ogni entertainer propone insomma, qualcosa di personale, no? Un po' nel suo stile, e il mio è questo in fondo, cioè c'è questa idea, no? Un po' di esagero, dicendo, un po' di comunione, no? Di rito laico, se si vuole, che in fondo è quello che poi il teatro rappresenta, questa cerimonia in cui si partecipa e si cerca di comunicare, di stare insieme per quel paio d'ore scarse. La mia idea è proprio quella di creare un clima molto intimo, tant'è che in questa nuova versione ho diminuito la parte musicale, diciamo, da un punto di vista proprio di ensemble, c'è solo un musicista in scena, proprio per creare un sound più essenziale, più intimo, dove il racconto, le parole siano un po' più in evidenza e di conseguenza, diciamo, quello che cerco è proprio questa comunicazione molto diretta, direi quasi fisica con le persone, quasi abolendo un po' il palcoscenico, ovviamente io sto sopra, però ogni tanto scendo giù e cerco un contatto ancora più forte.